Il liceo classico Gargallo ha celebrato la notte dei licei con una grande partecipazione di pubblico, di studenti e che ha visto impegnati anche gli insegnanti che hanno realizzato una serie innumerevole di progetti che sono andati non solo dalla trattazione delle argomentazioni di carattere classico e dunque nella tradizione del latino e del greco, ma anche hanno interessato quello che è il programma scolastico che riguarda il liceo coreutico e dunque l'arte musicale e il liceo linguistico e dunque lo studio delle lingue. È la quinta edizione, noi abbiamo aderito, questa scuola ha aderito credo fin dalla prima edizione, io non ero ancora qui ma mi dicono che è stato così. E credo che in anno la manifestazione cresce, si moltiplicano le iniziative e c'è un grande entusiasmo, veramente un clima proprio febbrile nei giorni che precedono, perché questa iniziativa coinvolge veramente tantissimi ragazzi e tantissimi professori. E la cultura classica come chiave anche per interpretare il presente, ecco, quindi non c'è solo un approccio nostalgico ma proprio questa volontà di trarre a partire dalle proprie radici chiavi di interpretazione per l'oggi. Questa sera ricordo che ci sono dei laboratori che coinvolgono anche la musica, anche qui c'è stato un pianista che ci ha accompagnato, la danza, è una bella scuola. La partecipazione a questo progetto ha un po' coinvolto tutti e non hanno tolto molto alle lezioni curriculari e si sono impegnate anche in orario extrascolastico per la riuscita di questo progetto, perché l'obiettivo era fare rivivere ai ragazzi la Costituzione partendo da essa e da quei valori di solidarietà, di giustizia, confronto, dignità, pluralismo che poi sono le parole della democrazia.